I campioni si sfidano in diretta su Rai Sport. Bentornati gentili telespettatori, intervallo di Brescia Olimpia Cosse, punteggio come vedete dalla grafica 5-2 per la squadra lombarda. Ci ha raggiunto in postazione un ospite graditissimo, un amico della pallanuoto italiana, Gabi Hernandez, il CT della Spagna, qui in visita a Brescia, oltre che per vedere questa splendida partita di Champions League, anche per così testare lo stato di forma di due spagnoli in acqua. Sì, ciao, come stai? Molto bene qua di vedere una partita in Italia con questo ambiente, questa piscina oggi a Brescia, due squadre che hanno due giocatori spagnoli e niente, approfittando questa opportunità. Da CT della Spagna magari dai un'occhiata anche alla nazionale di Grecia, visto che l'Olympiakos in pratica ha 9 giocatori che giocano in nazionale. Sì, sì, va bene. Questo diciamo è un vantaggio per l'Olympiakos, purtroppo per la pallanuoto greca, che una squadra abbia la possibilità di avere 9 giocatori della nazionale, però per me anche approfittando questo momento, due squadre, anche il Brescia ha tanti grandi giocatori internazionali che oggi stiamo vedendo con una partita molto interessante. Il punteggio 5-2 per la squadra di Sandro Bovo. In realtà si è deciso tutto molto all'ultimo con queste due controfughe ben portate avanti dal Brescia e concretizzate. Sì, sì, Brescia ha iniziato la partita molto seria, anche l'Olympiakos, però negli ultimi 3 minuti questi due contrapiedi, come tu dici, sono stati importantissimi per avere questo vantaggio, per iniziare la seconda parte della partita, diciamo. E niente, Brescia ha approfittato molto bene l'uomo in più e poi questi due contropiedi anche sono stati in uomo in più, però bene, bene, vediamo se Olympiakos riesce a giocare un po' di più, perché la zona di Brescia sta molto 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 importante, chiudono molto bene e anche poi hanno rubato questi due palloni importanti per fare il contrapiede. Spagna che a livello di club continua a stravincere, Barceloneta e Sabadell, anche le due supercoppe europee. Sì, molto importante per Barceloneta, anche per Sabadell, anche per la pallanuoto spagnola. Purtroppo ci sono due squadre, quello è la, diciamo, il peccato per noi, perché abbiamo soltanto due squadre, gli altri sopravvivono come possono e niente, almeno abbiamo queste due squadre, questo è il fatto positivo per noi. Questo diventa un problema anche per il CT della Spagna? Va bene, questo diventa un problema nel senso che soltanto c'è una squadra, allora gli altri devono, soltanto c'è una squadra con questa visione professionista, per noi è molto importante Barceloneta, lo dobbiamo trattare come una squadra speciale, però ci manca un po' di più, nel senso che soltanto con una squadra dobbiamo avere altri per andare avanti. Grazie a Gabi Hernandez, allora ti lasciamo a vederti l'altra metà di partita e al tuo soggiorno bresciano. Grazie. Bocca al lupo al CT della Spagna. Allora Francesco, siamo tornati a vivere le emozioni di questa Champions League 5-2, si riparte da qui. Cosa può e deve fare Bovo e il suo Brescia per mantenere questo bel vantaggio? Ma innanzitutto deve continuare a difendere così come sta facendo e deve soprattutto poi ripartire e mantenere questa offensività e questa incisività in fase proprio di attacco, e direi che sta lavorando molto bene dal perimetro, sempre in anticipo, vanno sempre a chiudersi e a chiudere sugli esterni con l'uomo esterno che si frappone tra la palla e ovviamente l'avversario, e questo ha consentito nelle ultime due occasioni proprio di fare il break con gli anticipi puliti di Bodega e Rizzo. Ha lasciato a zero il Brescia la formazione del Pireo nel secondo tempo, un parziale chiuso 3-0. Intanto Fiorentini, dopo aver conquistato allo sprint il primo pallone, si è portato in attacco e adesso è Giorgi a gestire l'azione della formazione lombarda insieme a Cristian Presciutti. Ancora Giorgi, finta, poi si cerca il pallone per Bodega, ma l'anticipo
di Delacasse, pardon, è stato netto sul giocatore francese. Dacopoulos, Fontulis, ancora il pressing del Brescia con Deni Fiorentini, Delacasse, Fontulis, Dacopoulos, sempre un pochino lenta l'azione dell'Olympiacos, è anche piuttosto macchinosa, e dice bene Gabriel Hernandez, la difesa M del Brescia per ora si sta rivelando senz'altro l'arma decisiva in questo confronto. Dacopoulos, guardate con Molina che in pratica ha portato il centroboa del Pireo all'altezza dei 5 metri. Uno scambio sul lato destro, sulla posizione 1 con Milonakis, che adesso serve Morikis. Attenzione, il gioco era fermo, dunque si deve ripartire. Eccolo qui con lo scambio fra Fontulis e Milonakis. Ancora Fontulis. Pallone che torna sul lato destro per Milonakis, Dacopoulos, Fontulis. Pallone da Gunas, poi ancora Dacopoulos che piega le mani a Marco Del Lungo. Arriva il terzo gol della formazione del Pireo, 5-3. E un po' di confusione c'è stata. No, però la scelta è stata proprio quella di lasciare il giocatore con la palla in posizione 2 a Dacopoulos, anche perché in posizione 1 avevi Milonakis e dalla parte opposta Toskas, quindi far giocare giocatore che reputi ovviamente meno nella condizione di poter andare a battere. Chiaro, le tante finte e soprattutto anche il pallone che è stato ben orchestrato dagli uomini di Dacopoulos ha consentito proprio a Dacopoulos di realizzare la rete del meno 2. Adesso anche l'Olympiacos va in pressing, il fallo di Rajen, anzi di, pardon, di Toskas su Valerio Rizzo, ancora la pressione del numero 8 greco Pagani. Guardate Dacopoulos, in pratica adesso è l'Olympiacos a utilizzare la stessa tattica usata dalla Brescia nella prima metà di partita. C'è un'espulsione, finisce Delacasse nel pozzetto e arriva il gol di Cristian Presciutti. Sesto gol del Brescia, 6-3, ancora un uomo in più concretizzato dai ragazzi di Sandro Bovo. Con il pressing che ora il tecnico dell'Olympiacos deve ordinare ai propri giocatori per cercare ovviamente di ricucire lo strappo, però il fallo di interferenza di Milonakis dopo aver compiuto il fallo su Presciutti, l'1-2 immediato con Presciutti che si trova davanti a Deligiannis e con grande freddezza lo supera e rimette le cose a posto. Fontulis, fallo semplice di Rizzo, Toskas, Dacopoulos, anzi Milonakis, pardon, eccolo Dacopoulos più centrale, scambia con Fontulis, Milonakis ora, prima finta, poi Dacopoulos, arriva Rizzo a disturbarlo, poi il raddoppio è di Pagani, Dacopoulos alzo e tiro, deviazione del muro bresciano, palla sul fondo. Ancora una volta la zona M, ancora una volta un doppio movimento, il verticale, la posizione 4 e anche il movimento da uno dietro al centro crea molta confusione. Qui è andata bene Dacopoulos che ha raggiunto comunque un fallo al centro, ma la sua conclusione trova un grande traffico davanti a Del Lungo. Deni Fiorentini, si fa spazio napolitano, Cristian Presciutti, Rizzo, Nora, falli semplici prolungate, qui Nora cerca di sorprendere Deligiannis sul primo palo, un'idea intelligente, è stato rapidissimo però il portiere greco a recuperare il pallone, adesso a scagliarlo in profondità per la controfuga di Dacopoulos, tallonato da Pagani con parata di Del Lungo che blocca il tiro del giocatore del Pireo. Attenzione che anche questa può essere una soluzione per i greci per poter rientrare in gara nel lasciare via qualche secondo in anticipo la posizione di difesa e andare a creare quel minimo di vantaggio come ha cercato adesso Dacopoulos, su cui comunque Pagani è tornato bene, ma ha chiuso bene anche lo spazio Marco Del Lungo, con ancora una volta la difesa greca in pressing
con il miglior marcatore Nicola Ragen sul centro napoletano del Brescia. Controfallo adesso di Colombos. Tre gol di vantaggio sempre per il Brescia quando metà del terzo tempo ormai se ne è quasi andato. Avanza Valerio Rizzo. Pagani. Fiorentini. C'è il tentativo di taglio di Rizzo che poi rinuncia e va a raccogliere il pallone ancora sul perimetro. Lo supporta Pagani. Adesso il servizio al centro per Napolitano, palla in mano, ha cercato un gioco di prestigio per sopperire alla presenza sul proprio collo del difensore, ma non è riuscito nel palleggio. Non ha fatto i conti con il raddoppio da parte di Milonakis, Napolitano che si era riuscito a liberare con una buona, buon movimento sul dorso, con anche una buona torsione per lui, ma è riuscito a liberare il pallone dall'esterno. Adesso è Fontulis nel possesso palla, palla anche verso il centro e c'è l'espulsione di Valerio Rizzo che commette fallo su Colombos, uomo in più per l'Olympiakos. Fontulis e rete del giocatore numero 5 dell'Olympiakos che porta il punteggio sul 6-4. E Fontulis qui la mezza finta, vedete come nasconde fino alla fine la sua conclusione, rallenta e poi accelera nella parte finale. Guardate come rimane abbastanza di stucco Marco Dellongo su questa conclusione, ma anche le braccia della difesa del giocatore bresciani non sono stati così reattivi in questa superiorità numerica, ultime due a bersaglio per l'Olympiakos. Cosa vuol dire giocare a questi livelli? 5 su 7 per il Brescia con l'uomo in più, 4 su 6 per l'Olympiakos. Quando si è a questi livelli un uomo in più fa davvero la differenza. Da Molina a Presciutti, controfallo di Bodega, rifiata l'Olympiakos che adesso cerca di sopravanzare con il rilancio di Deligiannis per Delagas. Gunas, fallo di Giorgi. Toscas, Gunas sulle posizioni 4 e 5 a scambiarsi il pallone. Al centro c'è Colombos marcato stretto da Fiorentini e c'è il controfallo proprio del centro boa con espulsione adesso in ripartenza del numero 11 Magliarac, strappo per lo spagnolo e uomo in più da gestire per Sandro Bovo che ha chiamato il time out giustamente e potersi portare sul fronte opposto e giocare subito questa superiorità. Sentiamolo. Allora, facciamo 52, Valerio vai a posizione 3, partiamo 5-2, Mike sei tu che esci dal palo, va bene, andiamo a fare il blocco, Chico tu vai a posizione 4, 5-2, fatto bene, larghi, dai. Lo schema 52 dal 5 al 2 la palla per cercare poi di sorprendere la difesa dell'Olympiakos. Fatto bene a chiamare il time out anche perché l'espulsione è stata guadagnata nella porzione di vasca difensiva per il Brescia, quindi portarsi all'altro lato, ma soprattutto avendo subito la rete di Fontulis e quindi il meno 2, beh, sarebbe necessario ovviamente per il Brescia realizzare questa superiorità numerica e andare nuovamente in un più tranquillo più 3. Molina per Nora, ancora lo spagnolo, Rizzo, Pagani, Rizzo fronte alla porta, 2-3 finte, poi Nora, il mancino avanza, poi scarica ancora fuori per Rizzo, serie di finte prolungate per i giocatori del Brescia e trova l'angolino giusto Alessandro Nora, pallone sotto l'incrocio con Deligiannis che non può far nulla se non accompagnare con la propria direzione la sfera nel sacco. 7-4, parte in posizione 4-2, classica 4 su prima linea e 2 in seconda linea e poi l'uscita del palo, l'uscita di Bodega in 3-3 e ancora una volta poi nuovamente il movimento, una rotazione con il mancino che si posiziona sulla linea dei due metri, riceve lui il pallone e va a concludere il tiro molto potente centrale però sulla testa di Deligiannis che colpisce la palla proprio con il capo però finisce in porta
per il nuovo più 3 per il Brescia. Ovazione per Alessandro Nora, che intanto ha ricevuto il cambio da Sandro Bovo. Il pubblico della Monpiano ha salutato il 29enne giocatore in gol, 27enne, perdono. Ancora un'espulsione, l'esclusione di Nicolas Presciutti, per lui è la terza, finisce qui la gara del più giovane dei Presciutti. In tribuna anche il padre dei due fratelli Presciutti, Majerac, Lakopoulos, Majerac, Fontulis, può rientrare dal pozzetto. Intanto Valerio Rizzo ribatte Molina, è un muro quello dello spagnolo che si ripete costantemente, rubato probabilmente alla pallavolo questo giocatore, ce lo teniamo stretto per la palla a nuoto, soprattutto Gabi Hernandez se lo tiene stretto, elemento fondamentale e polivalente non solo per il Brescia ma anche per la nazionale iberica. Scambiano ancora sul perimetro i giocatori dell'Olympiacos. Colombos e Del Lungo intuisce in tuffo, gran parata del portiere del Brescia, si è liberato bene, vedete, viene in avanti con le gambe, ha provato a prendergli la testa qui Fiorentini non riuscendoci, però è Del Lungo a farsi veramente eccellente con le sue leve. Sono cresciuti i contatti in questo terzo tempo, però non sono cresciuti il numero delle espulsioni, quindi gli arbitri stanno lasciando